Ce l'ho qui davanti agli occhi. Abbiamo avuto anche un piccolo litigio prima della partenza. Le ho detto perfino strozzina. Ma qual è quel matrimonio che non ha le sue piccole ombre? Pianga, commendatore, le farà bene. Magari, ma non ci riesco. Beva un goccetto di whisky. Ah, questo sì. Posso andare, commendatore? Posso andare? Sì, vattene. Sì, vattene. Condoglianze, commendatore. Chi è? Lunedì scade la proroga. Lambertoni, proprio oggi viene per le cambiali. Commendatore, le pare questo il momento di parlare di soldi? Grazie, caro. Ma com'è successo? E com'è successo, Lambertoni? Fatto sta che la mia Elvira ieri era qui che saltava e ballava e oggi si trova bloccata in fondo a un lago. Comunque i giornali dicono che ora mandano da Pallanza gli uomini rana per il recupero. Il recupero della salma? La mia Elvira non c'è più! Che uomini rana! Guardi, ha il dovere di essere forte. No, non si può vivere 10 anni insieme dividendo le piccole gioie e i dolori e poi improvvisamente arriva uno e ti dice la tua Elvira non c'è più! Bianca, commendatore, le fa bene. Ah, non ci riesco. Sì? E Hensenberg, dei cugini ti asferra. E per le scadenze cosa ti può rispondere? E che deve rispondere? Che deve rispondere? In questo momento mi parlano dei cugini ti asferra. Ci parlo io. Ecco, passa a lui, Fritz. Passa. È l'amministrazione? Sì, sono Lambertoni. L'ha letto sul giornale. Era nella carrozza a letto. E sì, è chiaro che da questo momento diventa solvibile. E già, eredita tutto lui. Sì, eredita 600-700 milioni. No, sono molti di più. Ma che scherziamo? Che fanno, Marchese? Sono molti di più. Ma non ha altri parenti? Ma che parenti? Passa tutto a me. E la mamma? E la mamma prende la legittima, no? E il resto è tutto mio. Ma non parliamo di denaro, stucchi! Bevo un goccetto, commendatore, le fa bene. Cin cin. Perché? Cin cin.